E oggi noi godiamo della ospitalità di Ecochimica e ne godiamo in maniera, parlo da sindaco in questo momento, in questo caso, ne godiamo in maniera completa. Anche qui noi siamo portatori di una grande novità che forse sfugge ai più e che io mi permetto di rivendicare. Quando io sono diventato sindaco, cara Anna Rita e cara Annalisa, l'orientamento al lavoro funzionava in questa maniera. In ogni scrivania del comune erano gelosamente custoditi una serie di bigliettini con dentro una serie di nomi che corrispondevano a una serie di cittadini che avevano fatto visita all'istituzione territoriale per raccomandarsi e ottenere un posto di lavoro. Da 2 anni la collaborazione si è intensificata e Euromediterranea, in quanto agenzia accreditata per i servizi al lavoro, ha gestito e gestisce tuttora le misure di contrasto alla povertà, che sono appunto il REI, il reddito di inclusione, e la misura regionale invece il RED, il reddito di dignità. E proprio all'interno di questo contesto che si è sempre più delineata l'idea di strutturare un servizio di orientamento al lavoro, e in un certo senso è l'idea anche di andarlo ad incarnare proprio in quello che è lo sportello del welfare. Lo sportello del welfare, grazie anche a degli esperti o ai servizi all'interno della Regione Puglia, gli enti accreditati nella Regione Puglia per i servizi al lavoro, lo sportello quindi sarà in grado di offrire proprio dei servizi di ricerca, di affiancamento, di sostegno proprio per la realizzazione del welfare aziendale, quindi di uno sviluppo proprio di politiche attive del lavoro. Noi non faremo altro che accompagnare questi cittadini che si presentano all'interno del nostro sportello. Quando sono diventato assessore alle politiche sociali, io ho iniziato con 4 assistenti sociali, un amministrativo e un dirigente che adesso non ho più, perché ho un nuovo dirigente che ce lo siamo inventati nelle politiche sociali, e io dico in brevissimo tempo è diventato un ottimo dirigente, anche perché tutto quello che noi riusciamo a realizzare passa attraverso la firma della dottoressa Daniela Conte, che io non smetterò mai di ringraziare, perché ritengo il vero motore delle politiche sociali del XIX. Questa era la fotografia: 4 assistenti sociali, un amministrativo, un dirigente. È una marea di gente che quotidianamente affollava il secondo piano di Palazzo di Città, mettendo in condizione tutti noi di non poter nemmeno lavorare, di non essere nemmeno in grado di dare quelle risposte rispetto alle domande che i cittadini quotidianamente ci ponevano. A quel punto ci siamo fermati tutti, perché io ho sempre ritenuto la mia squadra una squadra all'altezza del compito, e i risultati ne sono la dimostrazione. Ci siamo fermati e abbiamo cominciato a riflettere sul fatto che forse l'ufficio andava organizzato meglio, cioè bisognava far sì che il cittadino, una volta entrato nella casa comunale, cominciasse a ricevere quelle risposte rispetto alle domande che poneva, e noi dovevamo impegnarci a trasformare gli infiniti no che eravamo costretti a dire, perché il momento di difficoltà era ed è sotto gli occhi di tutti, in qualche risposta affermativa. Siamo riusciti in una grossa percentuale ad invertire la concezione del cittadino rispetto ad un proprio diritto. Il proprio diritto non si ottiene se il politico di turno te lo concede, il diritto tu lo ottieni perché è un tuo diritto. L'obiettivo ultimo di questa amministrazione comunale in questo mandato è quello di riuscire ad arrivare nelle periferie, quindi di incrociare quegli sguardi disperati e di disagio che cercano da un'amministrazione comunale delle risposte che io mi auguro siano sempre più risposte positive.